Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo e bentornati anche in Valtellina. Vi avevamo chiesto nell'ultimo video del Sentiero Valtellina se vi sarebbe piaciuto vedere qualcos'altro di questa zona e ci avete dato anche dei buoni consigli, quindi abbiamo organizzato un bel itinerario soprattutto enogastronomico. Sì, in realtà adesso non siamo in Valtellina, siamo a Chiavenna perché il nostro tour comincia da qui. E visiteremo un po' di città, mangeremo tante cose buone e molte hanno delle denominazioni e dei marchi particolari. Ma quello che importa è che siano tutti buoni. E quindi iniziamo da Chiavenna e andiamo. Chiavenna è stato il punto di arrivo del viaggio sulla via Spluga e ora abbiamo il tempo di visitarla meglio. Questa città era un importantissimo punto di collegamento perché si trovava all'incrocio di una delle strade più importanti che collegavano l'Italia al resto d'Europa. Il centro storico era un luogo vivace, pieno di botteghe e persone, ma questa cosa non è cambiata. E passeggiando arriviamo da Panatti, macelleria storica della città. Principalmente qua produciamo bresaola perché è la specialità e ha iniziato a produrla 110 anni fa più o meno, che ha iniziato mio bisnonno, ha continuato mio nonno con i suoi fratelli e poi mio papà ha ritirato ancora dopo mio nonno. E io adesso sono 2 anni che sto provando a portare avanti tutto questo. E dopo che Tommaso ci ha mostrato i vari tagli di brisaola, Domenico, il padre, ci porta a vedere l'affumicatoio. Qui infatti la brisaola viene affumicata con segatura di pino, come si faceva una volta. E finora abbiamo usato il nome brisaola perché è quello usato in Valchiavenna, ma non in questa macelleria. Assaggiamo quindi questa brisaola. Qui ci hanno detto finché c'è Panatti si chiama brisaola. Non bri. Super saporita. Buono. Ne rubo un altro. E via. E questo è il mulino bottonera che avremmo dovuto vedere durante il nostro viaggio sulla via Spluga, ma era chiuso, quindi lo vediamo adesso. Ci parliamo sopra, eh? Sì. Questo mulino è stato fondato nel 1867 e qui si produceva la farina grazie ad un sistema di carrucole che trasportavano il grano alle diverse macine e setacci disposti su 3 piani. Il mulino era sempre in funzione, giorno e notte, finché negli anni 60 i proprietari decisero di chiuderlo così da un giorno all'altro per spostarsi in una fabbrica più moderna. Ma grazie al lavoro di recupero da parte di volontari, oggi è possibile visitare questo monumento storico. Poco distante dal mulino si trova la collegiata di San Lorenzo col suo bellissimo portico seicentesco, ma soprattutto il suo fonte battesimale, risalente al 1156 e ricavato da un monolite di pietra ollare. Siamo ora nel Parco Archeologico Botanico del Paradiso e praticamente ci troviamo dentro una spaccatura tra 2 gigantesche formazioni rocciose che un tempo era una sola montagnola. Sì, perché praticamente fin dai tempi dei Romani è stata usata come cava per estrarre la pietra ollare. Ci sono ancora dei lavecce che non sono del tutto estratti. Poi vi facciamo vedere cosa sono i lavecce. Poi vi spieghiamo tutto, anche se siete stati attenti sì, nei dovreste video. Già saperlo. Però. Comunque adesso saliamo fino in cima a vedere Chiavenna dall'alto. La salita ci mette appetito, ma per fortuna ora andiamo al Crotto Ombra. E questo è un crotto, cioè una grotta naturale da cui si sprigiona un'aria fresca. E appunto venivano usati un tempo e tuttora, come vedete, come frigoriferi naturali. Siamo qui con Camilla, che ora ci taglierà il violino di capra. In teoria è così, ragazzi, si mangia così. Ok. Così è molto più, più semplice. Tranquillo. Ecco fatto. Noi come macelleria, la nostra lavorazione è semplicemente massaggiarlo con del sale e alcune spezie. Dopodiché viene messo in salamoglia, come le brisaole. Noi gli diamo una leggera affumicatura con legno di faggio nel camino, naturalmente, senza niente di chimico. Dopodiché viene stagionato per circa 3 mesi, ma può arrivare fino a 1 anno. È molto particolare, ma è molto buono. E
E dopo questo antipasto ci spostiamo al vicino Crotto Crimea. Benvenuti nella nostra cucina. Buongiorno. No, allora, siamo qui con Mattia Giacomelli. Buongiorno. Chef di cucina. Hotel Ristorante Crimea Chiavenna. Cosa stiamo per fare? Stiamo per darvi una dimostrazione di quelli che sono i pizzoccheri bianchi della Val Chiavenna. Pizzoccheri bianchi della Val Chiavenna, molto importante, differenti dai pizzoccheri di Teglio. Esatto. Per la farina. Per l'essenza. Come abbiamo già detto, infatti, Chiavenna un tempo era un importante snodo commerciale e per questo una città molto ricca, quindi poteva permettersi di usare la pregiata e costosa farina bianca. Assaggia anche lo chef, così mi dà un parere onesto. Un parere onesto e critico. Esatto. No, dalla faccia sembrano veramente belli. Ottimo. Come quelli che faceva mia nonna. Buon appetito. Evviva. Mondiali. Buoni, caspita. Bro, proprio buoni, bravi, complimenti. Grazie, complimenti a lui. Anche la consistenza dello gnocco è buona. Perfetta, eh. Benissimo. E voilà. Allora lo fai apposta a cucinare da schifo a casa. Ed è ora di mangiare. Gio mangia gli gnocchetti che ha cucinato lui. Invece per me è stata fatta una versione col grano saraceno. E poi proviamo anche costine cucinate nella veccia. Ve le avevamo già fatto vedere, ma pentola di petrollare. Sì, e poi andiamo anche a vedere un laboratorio di petrollare, quindi mangiamo velocemente. A Piuro si trova il laboratorio Lucchinetti, l'unico laboratorio di petrollare rimasto in zona. Si fanno ancora le cose tradizionali, perciò le pentole. Queste sono quelle antiche, questa è una collezione per le più importanti della nostra regione di pentole antiche in petrollare. Hanno 700-800 anni, che non è tanto, ed è una pentola che perciò dura tantissimo. Si lasciava in testamento scritto con le case, i terreni, si lasciavano appunto queste pentole di pietra che erano considerate il massimo per la cucina e sono ancora considerate oggi il sistema migliore al mondo della cucina naturale. Il signor Roberto estrae la pietra a mano e la lavora proprio come un tempo, usando degli strumenti in metallo che creano un solco sempre più profondo, finché la parte centrale della pietra non si stacca da quella esterna, che sarà poi la pentola. Ovviamente si lavorano anche altri oggetti, ma vi invitiamo a dare un'occhiata di persona. E visto che questo è un tour enogastronomico, non si salta neanche un pasto, neppure la merenda. Qui si fanno i biscottini di Prosto, con pochissimi ingredienti, solo burro, farina e zucchero. Ma la ricetta è segreta e hanno denominazione comunale d'origine per proteggerne l'originalità. Secondo me questi sono buonissimi col tè, però giustamente mi fanno notare che col passito probabilmente sono più adatti. E c'hanno ragione. E ragazzi, poi accadono queste cose inaspettate che poi ci lasciano così, senza parole. Allora, ieri sera stavamo cenando al ristorante del nostro hotel e c'era lo chef che parlava con questo viticoltore. Viticoltore, il signor Maurizio. Stasera siamo a cena da lui. E voilà, ci ha invitato per farci vedere un po' quello che sta facendo, che è una cosa molto particolare. Il progetto di Maurizio consisteva nel piantare vitigni pivi, ovvero resistenti alle malattie fungine, recuperando dei terrazzamenti ormai in disuso, data la forte pendenza e la difficoltà di coltivazione e raccolta. È per questo che la chiamano vendemmia eroica. Il progetto prosegue alla grande e ora nella nuova struttura si organizzano anche degustazioni, quindi assaggiamo entrambi i suoi vini, il Magi, uno spumante, e l'Orange, fermentato in anfora, accompagnati, almeno per me, dalla particolare focaccia di Gordone, che viene cotta in piedi sul fuoco vivo. Cin cin. Salute! Salute! Ed è così che si conclude la nostra prima giornata. Ed è solo la prima, ne abbiamo altre tre dinanzi. Esatto. Quindi andiamo a dormire e ci vediamo domani. Buonanotte. E buongiorno a tutti ragazzi, ci siamo trasferiti, siamo effettivamente in Valtellina. Più precisamente ad Ardenno, di fronte alla panetteria e pasticceria Cao. E adesso entriamo a incontrare Luigi. Nella mia qualità inoltre di presidente dei panificatori della provincia di Sondrio, mi piacerebbe parlarvi del progetto Segale 100% Valtellina, vale a dire un progetto che abbiamo inventato di sana pianta 5-6 anni fa con i colleghi, volto alla reintroduzione della segale valtellinese per la panificazione.
segale che un tempo era coltivata nei nostri terrazzamenti e nei nostri fondovalle e che negli ultimi anni proprio non si riusciva più a trovare. Oltre al pane di segale, qui si produce anche la bisciola, un dolce tipico valtellinese con fichi, noci e ovetta, in egual quantità alla pasta. Il nostro obiettivo per questo prodotto, così come anche per il pane di segale, sarà quello di riuscire un domani a portarlo in Europa con una DOP. Allora, la bisciola ci sembra un po' impegnativa da provare ora, ma il pane di segale no, quindi... buono da addentare, mi piace. Colazione fatta, ci addentriamo nella strada dei vini, anche se in realtà poi andiamo in birreria, però andiamo. La strada del vino parte da Ardenno e arriva a Tirano, snodandosi per 67 km tra vigneti terrazzati e cantine. Ma a noi piace fare gli strani, quindi per pranzo ci fermiamo al birrificio valtellinese, dove incontriamo Simone Bracchi, presidente dell'associazione Birtellina. Tutti i birrai sono praticamente tutti degli ex home brewer, quindi vengono da una passione che è stata trasformata in lavoro, e questo credo che sia una delle chiavi del successo, un successo che punta tanto alla qualità. Anche se la Valtellina è conosciuta come terra di vini, la birra non è una cosa nuova. Birra, specialmente in Valchiavenna, se n'è sempre fatta. Si parlava prima delle lager, che in Valtellina venivano appunto conservate nei famosi crotti, e quindi c'è un certo legame col territorio. E forse non tutti sanno che i vigneti che abbiamo incontrato sulla strada non servono solo per il vino, ma anche per l'Italian Grey Pale. Che sono birre fatte dove nell'ammostamento viene inoculato una percentuale di mosto d'uva. E ovviamente il mosto d'uva in Valtellina non può essere che di uva valtellinese. E quindi i due mondi in realtà si cominciano anche a parlare in certa misura. Nel laboratorio del birrificio Marco ci spiega che per fare la birra si utilizza acqua di sorgenti locali e ogni tanto anche altri prodotti. Poi adesso ho appena fatto una birra con le castagne, che sarà pronta a breve, e ogni tanto durante l'anno gli metto dentro qualcosa. Ho fatto una birra col mirtillo, faccio un po' di... base anche un po' al tempo, cioè. La cosa più bella è sempre fare cose diverse, però purtroppo devi fare quello che devi. Pranzo veloce e ci spostiamo alla prossima tappa, mentre cominciamo a renderci conto che tutte le persone che stiamo incontrando ci assomigliano molto, perché mosse dal nostro stesso impulso primario, la passione. Sono Federico Bellottini, ho 26 anni, sono ormai da un anno e mezzo titolare dell'azienda di famiglia che ha fondato addirittura mio nonno negli anni 50. Ho continuato questo percorso di passione e di storia familiare appunto proprio perché sono molto appassionato. Fino da quando andavo alle medie, l'estate venivo fuori nei frutteti ad aiutare i miei genitori e quant'altro, anche perché la vita contadina la si impara fin dai primi anni, ecco. E finalmente è arrivato anche il mio turno di assaggiare qualcosa. Prossima tappa, let's go! E se per passione Federico porta avanti l'azienda familiare, Luca ha lasciato il suo lavoro per recuperare una vecchia vigna che rischiava di essere abbandonata per via delle difficoltà di lavorazione. E quindi per me era un'opportunità coronare una passione che avevo già da un po' di tempo, e poi anche di recuperare un vigneto che altrimenti magari oggi non ci sarebbe neanche più. E poi la vendemmia, ecco, poi la vendemmia, diciamo che poi ti dimentichi tutte le cose magari un po' più pesanti dell'annata e ti dà qualcosa di speciale, ecco. E dopo la degustazione con Luca facciamo una passeggiata per le vie di Ponte in Valtellina mentre il sole tramonta. Dove siamo, Marti? Allora, siamo al negozio dell'azienda agricola Pizzo Coca, che è una cosa molto carina, e vi abbiamo parlato di tanti prodotti, e questa è una cosa anche sociale perché è un negozio autogestito, ovvero loro producono vino e miele, voi venite qui e comprate quello che volete da soli, nel senso che non c'è nessuno, è una specie di honesty box, li abbiamo visti anche in Australia, vi ricordate? Sì, ovviamente in Australia abbiamo visto le cose un po' più tipo baracche con tre mele lasciate lì. Sì, questo è fatto un pochino meglio. Questo è
questo è questo. E tra l'altro si può vedere anche qualcosa lì. Ma gli assaggi di miele non ci bastano per cena, quindi andiamo a Teglio. Ecco, quando inizia a correre vuol dire che hai fame, eh? Mangiamo al ristorante Combolo con una fantastica cena a base di funghi. E non so se notate, ma il menù è scritto apposta per noi. Comunque, dulcis in fundo, letteralmente, arrivano le frittelline di mele. E sono molto contenta perché è dal primo viaggio qui in Valtellina che le volevo provare, ma nessuno me le aveva ancora fatte senza glutine. E concludiamo questa giornata al Bed and Breakfast Casa Taralin, che è appunto un bed and breakfast in un palazzo cinquecentesco, molto carino. Niente male, abbiamo già visto la sala della colazione, molto bella, ci sono anche qualche oggettino molto carino. Ma siamo qui a Teglio per una ragione specifica che probabilmente la conoscete, perché Teglio è famosa in tutto il mondo per questo. Per i pizzocche, ma li vediamo domani mattina. Buonanotte! No, non cominciamo subito con i pizzoccheri perché è presto e a colazione, anche se sono buoni non vanno bene. Cominciamo però con qualcosa che c'entra con i pizzoccheri, ovvero i campi di grano saraceno, che da metà settembre, fine settembre, fioriscono e diventano tutti bianchi così, che sono bellissimi. Sì. Si organizzano anche delle passeggiate in questa zona per vederli, quindi se siete qui in questo periodo fate un salto. E dopo ovviamente la fioritura vengono raccolti e portati al mulino. Al mulino. Andiamo a vederlo. Il mulino Menaglio risale al XVIII secolo e si trova nella frazione di San Rocco. È aperto solo su prenotazione, per fortuna però noi siamo con Riccardo Finotti, presidente dell'Associazione per la Cultura del Grano Saraceno di Teglio. La nostra associazione è nata 10 anni fa per promuovere e tutelare il grano saraceno e i cereali alpini. La nostra associazione attualmente si occupa di, oltre che di promuovere, anche di attività didattiche con bambini e adulti, sia sul campo che al mulino Menaglio di San Rocco. La particolarità di questo mulino è che è ancora funzionante e parte del grano saraceno che l'associazione coltiva viene macinato qui. Dopo i campi, il mulino, è quasi ora di pranzo, ma i pizzoccheri non sono ancora pronti. Infatti siamo qui con Laura e Rosalba e prepariamo i pizzoccheri. Per fare questo piatto di solito si usano 4 parti di farina di grano saraceno e una parte di farina bianca, ma per farli senza glutine usiamo solo grano saraceno, come si faceva una volta quando la farina bianca era molto costosa. Lenta, di loro. Certo però, Laura e Rosalba fanno parte dell'Accademia del Pizzocchero che, oltre a tramandare la tradizione alle nuove generazioni, durante eventi e sagre cucina pizzoccheri per centinaia e a volte migliaia di persone. Quindi è normale che siano giusto un pochino più esperte di me. Se va dun dun, sono pronti. E mentre si sta dritto? Se sta dritto, sono ancora crudi. Quando il burro è giusto si sente quel... Come sono? E buon appetito! Sono meravigliosi! Dopo una scorpacciata simile è il caso di fare 4 passi e cogliamo l'occasione per visitare il centro storico di Teglio con le sue chiese e palazzi. Quello che vi consigliamo assolutamente di non perdere è Palazzo Besta, un gioiello rinascimentale con cortile centrale e stanze affrescate. Al piano terra c'è inoltre una raccolta di stele in pietra con incisioni risalenti all'età del rame. E qui troviamo anche la Dea Madre, di cui ci avevano parlato al Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio. E a guardare quanto sono perfette queste incisioni, è chiaro perché è considerata un capolavoro tale da essere chiamata la Gioconda della preistoria. Usciti dal palazzo saliamo fino alla torre medievale Libelli Miri per ammirare il panorama. E ora siamo pronti a riprendere la nostra bella strada del vino, ma tornando indietro.
Ragazzi, cosa non si fa per una ripresa? Ebbene sì. Ebbene sì. Sei? Non è una delle situazioni peggiori, effettivamente no. E tornando sulla strada del vino, torniamo anche a parlare di vini, fermandoci da Balgera, cantina storica che produceva vino già nel 1885. Sono Matteo Balgera, ho 22 anni, sono direttore commerciale della Balgera Vini S.A.S. Ad oggi io e mio fratello siamo la quinta generazione della famiglia Balgera che lavora in azienda. Il fattore che più contraddistingue la nostra azienda dalle altre è il valore che noi diamo al tempo, perché nel nostro processo di produzione, nella parte dell'affinamento, dedichiamo molti anni, in media 7-8, all'affinamento dei nostri vini in botti grandi di rovere. E ragazzi, noi facciamo tappa in questo punto panoramico, la chiesa della Santa Casa, che è gigantesca. E è un bellissimo punto panoramico tra la valle e i vigneti, soprattutto al tramonto. E più che una tappa, è la nostra tappa finale di oggi, cioè, aspetta, cioè, non ci fermiamo proprio qui, no, qui. No, non dormiamo qua. Il nostro hotel è poco lontano però. E vi parliamo dell'hotel dove stiamo questa notte, perché è un po' particolare, è un wine hotel. Quindi ha una cantina molto vasta gestita dal proprietario che è anche un sommelier. Le camere hanno tutti i nomi di vini valtellinesi al posto dei numeri. E se sentite uno strano rumore di fondo sono le bollicine, perché adesso ci troviamo nell'area spa esterna, circondata dai vigneti che guarda sulla Valtellina. C'è anche ovviamente un'area spa interna, ma la cosa più bella è la vista sulla valle. Quindi ci rilassiamo e poi andiamo a dormire e siamo pronti per l'ultimo giorno di questa prima parte di viaggio in Valtellina. E no, non ci siamo dimenticati della cena. Infatti di fianco all'hotel c'è il ristorante Il Poggio, certificato senza glutine, dove già ho preso un tagliere valtellinese e io degli gnocchetti ai mirtilli che vorrei mangiare anche adesso. E quest'ultimo giorno lo iniziamo sulla strada che da Poggi Ridenti ci porterà a Morbegno. Non la facciamo però in valle, la facciamo da quassù, dove ci sono alcuni dei terrazzamenti dove si coltiva il Valtellina Superiore. E vi spieghiamo anche cosa vuol dire questa denominazione. Su questi terrazzamenti si coltiva il nebbiolo, da cui si ottiene il rosso di Valtellina. Dai terrazzamenti più vocati però si ottiene il Valtellina Superiore di OCG, diviso in 5 denominazioni in base alla posizione geografica delle vigne stesse. Abbiamo quindi il Valgella nei pressi di Teglio, l'Inferno che è dove era il nostro hotel ieri sera, il Grumello in una zona dominata appunto dal Castel Grumello, il Sassella ad ovest di Sondrio, che è la zona che stiamo attraversando adesso per raggiungere Morbegno, e poi la zona e il vino più nuovo, il Maroggia. Abbiamo poi lo Sforzato, che però non prende il nome da una zona, bensì dal fatto che prima della pigiatura i grappoli di nebbiolo vengano lasciati appassire diversi mesi anche in apposite fruttaie. Ed eccoci ragazzi, anzi rieccoci a Morbegno. Rieccoci a Morbegno. Oggi comincia Morbegno in cantina, ma visto che direi che è un po' presto per il vino, decisamente, vi facciamo vedere un altro prodotto tipico che non si mangia. I pezzotti sono tappeti intessuti con stoffe di recupero. Nascono come oggetti poveri dalla necessità dei contadini di non sprecare nulla. Li usavano all'inizio da mettere dietro la schiena quando si portava il gerlo, o la usavano da mettere come sella da mettere sopra il mulo. Poi, intorno agli anni 20 e 30, diventano oggetti di design. È in questo periodo che nasce la ditta Ruffoni, che oggi, con Davide, è alla quarta generazione, ma ancora si rispettano le tradizioni, come la lavorazione a mano o il recupero delle stoffe. Si recuperano le pezze che non sono state tinte bene, poi le laviamo, o se no le testate, le code o le stoffe con dentro i buchi. Conosciamo anche Valentina di Natif, un marchio nuovo che con la tecnica del pezzotto ha cominciato a fare oggetti come cuscinoni, sdraio e borse. E tra Natif e Ruffoni c'è una bella sinergia, non solo creativa. È giusto, diciamolo, siete sposati da? Da 12 settembre. Dal 12 settembre. E per pranzo abbiamo lasciato Morbegno, l'abbiamo lasciato là sotto. Lì. Siamo saliti in quota per pranzare in questa fattoria. La fattoria didattica è di Karen, che ha lasciato il suo lavoro per dar vita a questo posto. Perché secondo me la cosa bella della fattoria è la famiglia, è puntato proprio sulla famiglia, dello stare insieme, condividere una passione, la passione della natura e gli animali bambini. Prima della fattoria Karen era una grafica e grazie alla sua esperienza è riuscita ad arricchire anche l'esperienza di chi visita la fattoria attraverso cartelli esplicativi adatti a grandi e piccoli.
E questo ci ricorda che anche noi abbiamo studiato e lavorato in un campo diverso da quello che facciamo oggi. Per cui se a un certo punto vi accorgete di aver cambiato idea su cosa volete fare, beh, non considerate tutto il tempo sprecato, perché la vostra esperienza passata può avvantaggiarvi anche se decidete di cambiare strada. Tornate a Morbegno per il Morbegno in cantina. Sì, lo sappiamo che lo sapevate già tutti. Comunque abbiamo preso i nostri calici, i nostri sacchetti appesi al collo, così dice, sì, che ci fa sentire molto strani. Come dei San Bernardi, abbiamo dell'alcol al collo. E adesso facciamo un giro e vi spieghiamo come funziona. Ci sono quattro diversi percorsi che hanno come tappe diverse cantine, anche se in realtà nel percorso che stiamo facendo noi, quello oro, molte tappe sono nelle stanze di Palazzo Malacrida. Comunque, in ogni cantina si possono assaggiare uno o due vini accompagnati da stuzzichini valtellinesi. Per evitare le code al ritiro del biglietto e per assicurarvi un posto, vi consigliamo di fare il pass online. Oltre alle varie tappe del percorso, ci sono tante occasioni per degustare anche diversi prodotti del territorio. E dobbiamo dire che passeggiare per le vie del centro, dando uno sguardo alle vetrine delle botteghe, con un calice di vino in mano, beh, è un'esperienza molto singolare. E ragazzi, da qui concludiamo la prima parte del nostro tour autunnale in Valtellina. Sì! Infatti torneremo per vedere anche l'Alta Valle, fino addirittura a Livigno, dato che ce l'avete chiesto, sì, questa volta arriveremo anche fino a lì. Quindi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.